Ciao, sono Debora e ho quasi 28 anni. Sono una delle veterane del GLIC. Ormai questo è il terzo anno e ogni anno ne ho viste di ogni e a parte questo lavoro e mi piacerebbe però cantare. Il mio provino, ok. Il mio provino, eravamo in tantissimi quel giorno e dovevo portare tre pezzi e ho cantato... Oddio, come cacchio si chiama? Mi sta emozionando, ragazzi. Come si chiamava il... It's Raining Men, ok. Io ho portato It's Raining Men, o meglio, volevo fare un altro pezzo, però mi è stato richiesto quello, quindi ho fatto quello. Non è andata come speravo meglio, però sono stata alla fine contenta e ho passato il provino. La canzone di repertorio Glick. Mi piace molto True Colors. Ho lavorato molto su quel pezzo e è dedicata a una persona importante che è mio fratello, quindi la sento molto. E quindi sì, True Colors direi. L'anno scorso. Perché c'era un rapporto tra di noi che era meraviglioso. Abbiamo provato tantissimo, quindi forse questa cosa ci ha unito sempre di più. E c'era tantissimo trasporto, ci sentivamo tanto, organizzavamo magari a volte anche di fare delle uscite fuori, non so, c'era una bellissima atmosfera. Quest'anno è bello uguale, però se dovessi scegliere, scegliere l'anno scorso, da quando ero in pancia di mamma. Cioè, lei mi ha detto che già da piccolina, già da quando mi sentiva in grembo, ogni volta che metteva la musica era l'unico momento in cui sentiva proprio che io mi muovevo, che c'era un'energia. Siccome anche lei è cantante, probabilmente mi ha trasmesso sin da subito questa passione. Ogni concerto ha avuto un'importanza diversa, però credo che quello che è stato fatto al Dangerous Toy un paio di mesi fa sia stato veramente importante. Venivamo fuori da piccoli momenti, diciamo, non molto piacevoli, e quello è stato probabilmente il boom. C'era un'ape! C'era un'ape! C'era un'ape! Ok, ci sono. Non voglio essere ripetitiva. Parecchi hanno detto che Glick è una famiglia. Sì, è vero, però secondo me Glick è anche qualcosa di più. Cioè, siamo 19 ragazzi con la stessa passione e... No, allora, per me Glick è davvero importante. È anche una famiglia, ma principalmente è qualcosa di più, è una cosa che lega ognuno di noi, e chi non fa parte di questo progetto pensa non possa capire esattamente quello che è. Ciao a tutti e mi raccomando, seguite Progetto Glick.